Ho detto a Tellis che sarei venuta anch'io a fare un saluto, quindi siamo noi le prime. Carino quando Sì, mette la musica all'inizio. divertente. E Sì, poi si infatti sono vede tanti. anche quanti sono, più che tutto Ciao, ciao Edoardo. chi sono interessate alla certificazione, chi ha dato la certificazione. C'è un sondaggio iniziale che introduce il pubblico. Bene, bene. Dai, io faccio un saluto, appena arriva anche Telis, poi ti lascio, ma penso che vada tutto bene, perché gli altri sono andati molto bene. Anzi, con Telis ora dobbiamo parlare di fare altre cose, perché mi sembra una bella cosa, una bella iniziativa. Io ho fatto esame Lo fino so, lo a so, un'ora hai fa, capito so che... Giuseppe che è rientrato in ufficio. Tutto raffreddolito, ecco Anna Gallo. Ciao Anna, grazie del link. Online con i partecipanti, stiamo aspettando Telly che non si è ancora collegato. Lo vedo all'interno della piattaforma, ma forse ha qualche problema con la webcam. Io non conosco bene questo sistema, anche se noi dovremmo cambiare Sì, anche, vero? sì, sì. Caterina, su che ci Zoom, spostiamo ora? Da è Meet ci Zoom. spostiamo su Zoom, ma questo invece da Sì, che noi Connect, però è avevamo, carino, mi Pierangelo, ti sembra. ricordi, avevamo usato con il CLIL. Ecco, Allora, cosa avevamo Telefonica fatto. dice che ha dei problemi di collegamento, quindi allora vi cederei direttamente la parola, possiamo cominciare, i partecipanti ci Ah sono sì? quasi tutti, credo, Ah bene. quindi buon lavoro allora, buon webinar. Grazie. Allora io colgo l'occasione per dare un saluto iniziale. Avevo promesso anche a Telis di essere qui, la volta scorsa non potevo, ma spero di esserci ogni volta perché questa iniziativa che collega Edilingua col Centro Digital è una dimostrazione del nostro lungo sodalizio che ormai è più che decennale e soprattutto è l'occasione per incontrare tanti di voi che conosciamo, altri che non abbiamo ancora avuto la fortuna di conoscere o in presenza o online. E do subito la parola a Caterina Gennai, che è una delle figure portanti del Centro Digitals. Lei lavora con noi da tanti anni ed è davvero una figura di riferimento che molti voi conoscono per la sua competenza e la sua gentilezza, devo proprio dire. Quindi oggi vi parlerà della sezione A, in particolare, quindi della capacità di analizzare un manuale didattico e così come noi chiediamo ai candidati delle tre certificazioni che attualmente esistono a Siena, cioè la DITALS base, DITALS di primo livello e DITALS di secondo livello. Tutte hanno questa sezione in cui si creano delle domande più o meno guidate per analizzare un materiale didattico esistente, quindi con delle sezioni di volumi sul mercato che sono appunto usati dagli studenti e dagli insegnanti. Grazie Caterina e grazie a tutti voi per essere qui. Grazie Fierangela. Allora, benissimo. Allora, buonasera a tutti. E ho visto dalla chat che con molti appunto abbiamo legami di amicizia. Saluto Edoardo, saluto tantissimi studenti del master, dell'ultimo corso che stiamo seguendo, che è il corso FAMI con il Ministero. Quindi veramente un saluto di cuore a tutti. Allora, stasera iniziamo appunto il terzo incontro che il Centro Digitals organizza appunto con la casa editrice di lingua e in particolare appunto il terzo incontro sulla sezione A dell'esame Digitals di secondo livello. Abbiamo fatto appunto la sezione A di base di primo livello ed ora il secondo livello. E vediamo appunto innanzitutto una mia breve presentazione. Appunto sono Caterina Gennai, come ha detto anche la professoressa Diadori, ormai da tanti anni presso il centro DITALS, diciamo proprio dal 2005, che è l'anno in cui è stato fondato il centro DITALS. La certificazione DITALS in realtà è nata nel 1994, però il centro, proprio come
centro di ricerca e di servizi appunto legato sempre all'Università Pestalina di Siena, è nata appunto nel 2005. E come esperienze mie pregresse, oltre ad una formazione prettamente umanistica, ho insegnato presso appunto, sì, anche presso l'Università Pestalina di Siena, presso il centro linguistico, veramente molti molti anni fa, esperienze anche presso, sempre come insegnante di italiano L2 presso l'Università di Milano e presso scuole private anche qui a Siena. E poi appunto negli anni 2000 sono entrata a lavorare presso l'Università Pestalina di Siena e poi dal 2005 appunto presso il centro DITALS. E nello specifico appunto il centro DITALS è diretto dalla professoressa Iadori e nel mio caso mi sono sempre occupata appunto di formazione all'interno appunto della sezione che è documentazione, tirocinio e formazione DITALS che è coordinata dalla dottoressa Stefania Semplici che avete conosciuto appunto nel primo incontro, il primo webinar sulla sezione A del DITALS base. Allora, fatto questa breve appunto presentazione, iniziamo ad affrontare appunto quello che è l'oggetto appunto dell'argomento di questo pomeriggio, che è appunto la scelta, diciamo, del manuale su cui poi ecco costruire il nostro percorso. Tra i manuali appunto che vogliamo presentare, stasera abbiamo scelto Via del Corso. Allora, Via del Corso è un manuale scritto da Telis Marin e da Pierangela Iadori. Si compone appunto al momento di tre livelli, livello A1, livello A2 e livello B1. Ne dovrebbe uscire appunto anche un quarto. È stata la prima edizione del 2017 con livello A1, poi 2018 e 2019. Per quanto riguarda innanzitutto, ecco, quello che preme appunto, ecco, sottolineare è la ricchezza di materiali che possiamo trovare all'interno anche proprio del sito di Edilingua. Infatti, se voi fate la ricerca appunto per via del corso e troverete una veramente vastità di materiali che la casa editrice mette a disposizione di tutti, in maniera gratuita oltretutto. E nello specifico, appunto, facendo uno zoom su quello che noi tutti noi appunto possiamo trovare, troviamo veramente molti materiali in PDF scaricabili, addirittura varie unità, 6 su 12 di cui si compone appunto il libro Via del Corso A1 e poi appunto molto molto interessante sono anche il sillabo, che è un PDF nel quale appunto sono proprio cadenzate tutta la, diciamo, la didattizzazione, delle varie unità e in particolar modo appunto cadenzate secondo una tempistica che viene, diciamo, così individuata nel giro di due lezioni, diciamo, settimanali di circa 120 minuti, quindi due lezioni di 2 ore alla settimana per circa 12 settimane. E questo appunto è un aspetto molto importante perché ritengo appunto che tra gli aspetti fondamentali nella scelta di un manuale è la disponibilità del tempo per l'attivazione appunto del corso è una scelta appunto che il docente deve ponderare molto bene, perché come sappiamo talvolta può succedere di scegliere manuali troppo ricchi se abbiamo poche ore in realtà a disposizione, quindi dobbiamo saltare, dobbiamo tagliare e spesso appunto non è un'attività producente per lo studente e allo stesso tempo invece ci possiamo trovare con manuali poveri che nel corso appunto dell'utilizzo si possono rivelare appunto non adatti alle nostre esigenze e di conseguenza l'insegnante deve poi implementare con le famose fotocopie, con attività integrative. Ecco, diciamo, questo in via del corso non succede. Non succede perché innanzitutto, come troviamo stesso scritto dagli stessi autori, è un libro che si può sviluppare per un corso appunto che va da 50 a 70 ore circa. E questo appunto è molto importante, secondo me, ecco, capire proprio la durata del nostro corso. E poi un altro aspetto, secondo me, basilare, è il fatto che vi sono moltissime attività
extra, che quindi possiamo trovare online, quindi arricchimento online, che implementa le nostre lezioni. E in questo caso, appunto, è molto utile perché possiamo dare attività da far svolgere ai nostri studenti a casa, attività che poi possono essere corrette, appunto, da un punto di vista meccanico, diciamo, attraverso, appunto, le varie piattaforme e quindi con un feedback immediato che lo studente può avere. Quindi è con materiale che si può arricchire veramente in maniera molto importante. Innanzitutto, ecco, iniziamo ora a utilizzare la scheda di analisi che è già di Stefania Semplici, che è già che ha presentato, appunto, su cui noi ci basiamo anche proprio nella scelta dei materiali e che è appunto anche pubblicata nell'ultimo, uno degli ultimi volumi di Iadori, appunto del 2019, che poi troverete in bibliografia. È una scheda molto molto utile. Ora, nel nostro caso, noi sappiamo già, diciamo, qual è il manuale che vogliamo analizzare, però questa è una scheda appunto che può essere fondamentale quando un insegnante ha davanti vari manuali e deve essere in grado di scegliere quello che più soddisfa le sue esigenze. Quindi è una scheda molto strutturata. Che ovviamente appunto può essere veramente uno strumento molto utile. Allora, innanzitutto partiamo da quelli che sono i dati bibliografici, dati appunto che già appunto sapere il nome dell'autore, conoscere gli autori, già da lì possiamo capire anche qual è l'approccio di riferimento, come possiamo immaginare già quale materiale, quale manuale possiamo trovare. Quindi, come ho detto prima, Marin Diadori, Via del Corso, è un manuale di cui sono usciti per ora i primi tre livelli, A1, A2 e B1, edito da Edilingua negli anni 2017, 18 e 19. Allora, innanzitutto guardiamo il manuale. Ora, dopo noi vi daremo, appunto, grazie ad Anna Gallo che ringrazio per la preziosa collaborazione. Daremo le pagine, un PDF con le pagine dell'unità che poi noi ci apprestiamo appunto ad analizzare nella seconda parte della lezione, in riferimento appunto ai vari parametri che compongono la scheda di secondo livello sulla sezione A. Innanzitutto iniziamo a guardare il destinatario. Quale destinatario, diciamo, è quello ottimale che noi possiamo, al quale possiamo proporre questo manuale? Innanzitutto, diciamo, sicuramente adulti e giovani adulti, perché ovviamente bambini lo escludiamo, immigrati lo escludiamo per un motivo proprio anche di bisogni comunicativi, anche di testi input, che in questo momento appunto non ci sembrano specificatamente adeguati, e giovani adulti, sì, diciamo un pubblico ecco, che più grande dell'adolescente, perché comunque ecco, già da 16 anni in poi questo è un libro che si può sicuramente prestare. I livelli appunto al momento sono tre, anche se poi noi concentreremo la nostra attenzione sul primo, che è il livello A1. Innanzitutto, quale motivazione può spingere i nostri studenti a studiare l'italiano? Beh, diciamo, questo è un corso di lingua, è un corso appunto a tutti gli effetti ed è un manuale appunto che sicuramente appunto si presta ad una motivazione generica, quindi il desiderio di imparare l'italiano per appunto un desiderio personale. E chiaramente può essere utilizzato anche per coloro che vogliono studiare in futuro l'italiano, oppure per motivi di lavoro o motivi vari. Chiaramente, essendo un livello 1, è chiaro che il candidato, il corsista che si avvicina alla lingua è proprio nella fase iniziale. Ciò non toglie che piano piano possa poi anche decidere di seguire un progetto di scambio Erasmus, che possa scegliere appunto di lavorare in Italia e quindi l'italiano può essere proprio utilizzato in maniera molto importante, appunto, e finalizzata proprio ad un suo raggiungimento personale. Per quanto riguarda il contesto di insegnamento, dobbiamo dire, ecco, che all'interno del manuale, questo manuale, ecco, può essere utilizzato tranquillamente sia in Italia che all'estero, diciamo, ecco, in un corso di lingua italiano presso scuole private, presso scuole, centri linguistici, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Quindi, comunque, diciamo, un utilizzo estremamente molto ampio. Anche per quanto riguarda, scusate, la provenienza linguistica.
Questo è un manuale appunto che non si, che va bene ecco, per qualsiasi tipo di provenienza linguistica, quindi non è specificata la lingua madre dell'apprendente, può essere ovviamente in Italia, ci troveremo sicuramente in classi con apprendenti di varia provenienza, ovviamente se invece utilizziamo questo manuale all'estero, quindi in un contesto di LS, sicuramente avremo classi invece con apprendenti con madrelingua omogenea o almeno in gran parte omogenea. Allora, innanzitutto iniziamo a parlare di quelli che sono gli obiettivi principali del manuale. Chiaramente è una competenza, dico chiaramente perché è un manuale scritto ora appunto è recentissimo, quindi è chiaro che la competenza che vorrà appunto sviluppare è una competenza linguistico-comunicativa, quindi che vuole abbracciare ecco, tutto un quadro il più possibile ampio degli aspetti della lingua italiana in un contesto appunto comunicativo. Gli aspetti socioculturali sono molto presenti nel manuale in tutta l'unità e questo appunto lo vediamo in particolar modo all'interno di ogni unità e dopo appunto vedremo bene come è costituita un'unità, vi è la parte finale, una sezione che è l'Italia e gli italiani, nella quale appunto si affronta un aspetto appunto da analizzare e su cui riflettere e su cui far parlare i nostri studenti. Si va chiaramente dalle città italiane, le più famose nel mondo, ai cantanti italiani, agli sportivi, al cibo, alla moda. Diciamo quelli che sono gli argomenti appunto anche maggiormente conosciuti ed apprezzati del panorama italiano. Io in questo caso ho preso Vi faccio vedere appunto una fotocopia che è i nomi legata appunto ai nomi e cognomi più diffusi, che ora vediamo nella slide. Questa appunto è sempre dell'unità 3, unità 3 che poi noi andremo ad analizzare quando affronteremo la scheda A. E in questo caso è molto, io lo reputo appunto divertente appunto perché si chiede appunto in un contesto sia italiano, ma va benissimo anche all'estero, quali sono i nomi più conosciuti o quali si pensa che siano anche quelli più diffusi. In questo caso appunto dai nomi maschili ai nomi femminili, il fatto ad esempio che Andrea in Italia è un nome maschile al contrario di quello che invece succede in molti paesi appunto non italiani. E poi quindi nomi, ma anche cognomi. Quali sono i cognomi più conosciuti, che secondo appunto quelli che hanno una maggiore diffusione appunto a livello mondiale, tra cui ovviamente Ferrari, Barilla, il Caffè Lavazza. E in questo caso, ecco, ora vi è proprio, possiamo ascoltare vedete l'iconcina qua su della registrazione, quindi è un'intervista fatta in Italia a giovani adulti, ecco, in un contesto diciamo abbastanza informale, nel quale appunto l'intervistatore pone queste domande e, con risposte brevi, chiaramente sintetiche, anche perché, ripeto, siamo in un contesto a uno, però ecco, devo dire molto, molto simpatiche. Ecco, ritorniamo poi a quella appunto che avevamo detto appunto alla tipologia del materiale. Allora, la guida dell'insegnante è presente ed è una guida molto ben fatta, molto utile, perché diciamo è veramente un supporto didattico sul quale ecco, il docente può seguire, si può basare nella propria attività. Faccio vedere una schermata. Ecco questa, guardate qua in piccolo, va bene, questa è la nostra pagina tratta sempre dall'attività dell'unità 3 che poi dopo vedremo. E qua accanto, va bene, ci sono tutte le varie indicazioni che vengono date al docente per meglio sfruttare e per meglio presentare le varie attività
presentate appunto in questa pagina. Quindi vi sono appunto le attività da fare a coppia, le attività di ascolto, si propone appunto un ampliamento appunto lessicale derivato legato appunto alla descrizione dei personaggi, appunto grasso, basso, magro, eccetera. Quindi comunque ecco, il docente è guidato e sono utili spunti appunto di riflessione su come proporre alcune attività. Vi sono ovviamente, come poi nelle guide dell'insegnante, le varie trascrizioni degli audio. E quindi ecco, risulta molto utile. E poi vedremo anche successivamente altre attività, altri giochi, diciamo, legati appunto a giochi di roleplay, a gioco di ruoli, appunto con incognite, che sono anche queste attività ludiche, devo dire, l'interazione orale molto molto simpatiche. Che si possono presentare ecco, sia a un pubblico anche giovani adulti, adulti in generale. Quindi poi supporti integrativi, come ho detto, anche quello che ho detto appunto in precedenza, quando parlando della grossa quantità comunque di materiali che di lingua mette a disposizione online, anche tutti i supporti appunto che sono legati al manuale stesso e quindi DVD, appunto video, 2 CD audio. La possibilità, appunto, anche la scelta che l'insegnante ha di far vedere la videoregistrazione oppure di scegliere, appunto, di far ascoltare solo la traccia audio a seconda di quello, appunto, che si vuole in quel momento privilegiare. E poi le varie estensioni online e i materiali interattivi che noi troviamo su questa piattaforma che è www.idee.it. Anche qui breve screenshot perché anche in questo caso veramente i materiali sono molto molto ricchi. È una piattaforma appunto di supporto al manuale nel quale l'insegnante, una volta che si è registrato, può trovare tantissime attività integrative da far fare agli studenti in modalità online. Quindi già vi è una grossa banca, diciamo, di un deposito, ecco, di attività, di esercizi già disponibili e oppure appunto l'insegnante può anche costruire dei test, varie tipologie, appunto, da scelta multipla, vero o falso, matching, insomma, quello che uno vuole. Ieri ho provato appunto a fare il matching con parole e immagini, ci sono tantissime immagini da abbinare, quindi già presenti, oppure si possono, l'insegnante stesso che li carica in questa piattaforma. Quindi ecco veramente, insomma, una bella possibilità, ecco, dare molte attività integrative e appunto supplementari a quelle già presenti nel manuale. Qui ora iniziamo appunto ad entrarci appunto più nel dettaglio in quello che è la struttura delle pagine che noi abbiamo e che noi dobbiamo poi anche analizzare. Innanzitutto partiamo dall'indice, quello che tutti noi facciamo, no? Quando prendiamo un libro, prima indubbiamente lo sfogliamo e quello che cattura un po' il nostro occhio è la veste grafica di cui parleremo fra poco. Ma ovviamente con il manuale in mano andiamo subito a vedere l'indice, a vedere com'è strutturato. È un indice, appunto, in questo caso, che è un vero quadro sinottico, suddiviso in quattro sezioni, che sono appunto comunicazione, dove ci sono tutti i vari atti comunicativi, appunto atti linguistici presenti in quell'unità, poi una parte legata al lessico, quali sono appunto i campi semantici, insomma, che in quell'unità vogliono essere affrontati, quali parole, espressioni e quant'altro, la parte grammaticale, quali strutture vengono presentate o e poi in altre poi riprese, perché vediamo appunto che vi è proprio una diciamo, volontà, ecco, comunque di riprendere anche in unità successive parti già precedentemente affrontate, quindi proprio per mai dimenticare, sempre riprendere, sempre appunto attivare la memoria appunto dello studente. E poi la quarta sezione è appunto i materiali video. Ora vi faccio vedere. Esatto, questa è l'indice, suddiviso appunto nelle quattro colonne.
di cui che ora appunto ho indicato, con quattro colori, quindi proprio anche graficamente cattura proprio l'occhio. E l'ultimo appunto è quello dei materiali video, dove vi sono in questo caso nella prima e nella terza unità si fa riferimento alla sitcom, a questa struttura portante che poi sarà presente in tutti i manuali, dei quattro personaggi che poi sono appunto sono, il fil rouge, quello insomma il motivo presente che poi porta appunto lo studente appunto alla scoperta di misteri. E mentre nell'unità 2 vediamo appunto come l'immagine portata è quella del fumetto, appunto della graphic novel, quindi un fumetto. Che poi anche questo con i personaggi già presenti anche nel romanzo, nel video romanzo, diciamo presentato, che costituiscono appunto l'elemento portante e trainante di tutte le unità. Come ho detto, ecco, la parte, ecco, ritornando, scusatemi, la parte, ecco, finale. Quindi questa è l'unità 3 che poi appunto analizzeremo successivamente. La parte a pagina 165, quindi alla fine del libro, vi sono appunto esercizi aggiuntivi a quelli già presenti all'interno dell'unità. E poi la parte a ogni 3 unità, lo vediamo qui tornando indietro, quindi 1, 2 e 3, nella parte finale delle prime 3 unità vi è il ripasso 1 dove vi sono appunto dei task e dei compiti anche da far svolgere agli studenti fuori dall'aula e attività anche ludiche, sempre appunto che riprendono gli argomenti presentati e gli argomenti da un punto di vista più comunicativo, le strutture lessicali, le strutture grammaticali presentate appunto nelle prime 3 unità. Poi un altro elemento, ora scusate, torno indietro, la pagina. Secondo me molto importante, secondo me molto utile, ecco che sì, insomma, mi è piaciuta. È nella pagina che precede l'indice, questo lo troviamo sia nel libro appunto del corsista, insomma dello studente, sia anche nel libro del docente, gli autori indicano la struttura dell'unità di ciascuna di 10 pagine ed ora ve lo faccio vedere. Più nello specifico è questa. Ecco, praticamente le 12 unità hanno tutte, presentano tutte una struttura simile. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono le 10 pagine. Innanzitutto, ecco secondo me è un numero di pagine giusto perché unità troppo lunghe. Spesso succede di trovare nei manuali unità di 25 pagine. Questo indubbiamente sono unità molto lunghe e spesso è difficile poi, come dire, tenere le fila, no, di lavori, percorsi così ampi quando casomai abbiamo 2 ore alla settimana. Quindi dobbiamo in qualche modo interrompere il nostro percorso per poi riprenderlo dopo qualche giorno. Questo non sempre, secondo me, è produttivo, anche perché lo studente se ne dimentica. Mentre quello che invece è estremamente interessante è il fatto che in questa unità, poi l'unità tutte simili, sì, come struttura ovviamente, si dividono in due parti, quindi abbiamo a parte una fase appunto di motivazione, di introduzione all'argomento, eccetera, però abbiamo la sitcom, la graphic novel, quello che vi ho detto prima, quindi il testo input che può essere prima o la sitcom o la graphic novel e successivamente o la graphic novel o la sitcom, quello che non è stato utilizzato nella prima parte viene utilizzato nella seconda parte. Dopodiché su questo testo input vi sono delle attività di comprensione orale e scritta e di scoperta della regola, scoperta di elementi morfosintattici, di lessico e di funzioni comunicative, eccetera. E nella parte invece, nella pagina 4, così come nella pagina 8, troviamo anche un riutilizzo della grammatica, un riempiego delle strutture appunto che abbiamo introdotto, eccetera. La parte poi finale, pagina 9 e pagina 10, la pagina 9 è la scheda, quella che vi ho fatto vedere prima, Italia e italiani, quindi con gli aspetti socioculturali.
Mentre nella pagina 10, appunto, la sintesi sono sistematizzazione appunto degli elementi comunicativi e grammaticali, quindi delle schede molto più sintetiche, nel quale si racchiudono in questi grandi schemi gli aspetti appunto morfosintattici, lessicali, comunicativi accennati, scoperti appunto nelle pagine del manuale. Per quanto riguarda, come ho detto prima, ogni 3 unità vi sono attività di ripasso, quindi di supporto integrative a quelle già presenti, eserciziari nella parte finale del manuale, con altre schede appunto di approfondimento grammaticale. E poi appunto quello che vi avevo introdotto precedentemente, questo giochino diciamo A e B, nel quale sono attività appunto tipo role play da fare generalmente in coppia, in cui A ha delle informazioni che B non ha e così B ha delle informazioni che A non ha. E quindi in questo caso appunto nel role play, in questo gioco delle coppie, delle parti, si mettono in campo delle strategie anche per conoscere, per apprendere e per appunto chiedere informazioni. E quindi è un gioco divertente che anch'io ho sperimentato e che negli anni passati è quando insegnavo ed è molto appunto interessante da fare anche con adulti. Per quanto riguarda la veste grafica, allora, come abbiamo già visto, l'importanza, il manuale, quando noi lo prendiamo, andiamo in una, libreria, vogliamo comprare indubbiamente il colore, con l'uso di fumetti, l'uso di immagini, presenti, non presenti, e indubbiamente è accattivante. E anche di lingua, appunto, sa benissimo quanto la veste grafica sia importante e su questo aspetto, appunto, ha una cura veramente decisamente appunto di rilievo. E anche in questo caso l'impaginazione, appunto, è un'impaginazione molto chiara e lineare e motivante anche per lo studente. E questo vi faccio vedere una pagina tipo dove si parla sempre di ecco, anche questo è importante, cioè il livello. In questo caso noi abbiamo il nostro pubblico che è appunto un livello 1 e in questo caso dobbiamo avere anche una pagina il più possibile, non dico semplice, ma chiara. Ecco, chiara, quindi una pagina comunque piena che prende tutta l'ampiezza con attività anche nelle quali si può tranquillamente scrivere sotto in maniera chiara e con appunto gli schemi grammaticali, quello che dicevo prima, che hanno un colore, questo azzurro chiaro che è presente, quindi le attività, gli schemi grammaticali hanno sempre la stessa, diciamo, struttura. E con immagini, quindi comunque con una veste, chiara e adeguata al livello. Inoltre appunto l'utilizzo dei colori, perché comunque ad esempio le 12 unità, ciascuna ha un colore dominante, una linguetta appunto su cui anche sfogliando velocemente subito ci rendiamo conto dove ci troviamo. Come ho detto, gli schemi hanno un colore appunto azzurro chiaro e poi molto importante anche la presenza di icone. All'inizio del manuale vi è una leggenda, quindi vi è l'attività da fare in coppia, si vedono le due figure, quella da fare in gruppo, oppure il puzzle, che vuol dire che sono attività ludiche, oppure appunto la cuffia per l'ascolto e così via. E inoltre è una impaginazione anche molto ricca con fotografie, con disegni, fumetti che hanno ovviamente una funzione molto importante che può essere di puro ornamento, ma molte invece assolutamente funzionali alle varie attività proposte. Da un punto di vista linguistico, la lingua è una lingua standard, neostandard, comunque ovviamente corretta, anche perché, ribadiamo, siamo sempre in un livello A1, quindi le varietà anche di lingua, diciamo appunto, si possono, casomai, ecco, altre varietà di lingua si possono proporre in livelli più alti, quando il discente ha comunque una competenza della lingua italiana maggiore. Molto importante, chiaramente, dato che abbiamo ascolti, immagini, appunto, registrazioni video, quindi vi sarà appunto molto importante, sarà anche la varietà diamesica, quindi il
diverso canale con la quale viene presentata della lingua, dalla lingua scritta alla lingua appunto parlata, alla lingua anche recitata quando si tratta appunto di copioni. Oppure anche quello che dicevo anche prima nella sezione socioculturale, le interviste che vengono fatte al pubblico appunto presente, che noi diciamo che si trova insomma con le interviste appunto presentate anche lungo le strade, nelle piazze, e comunque danno sempre un'idea anche di un parlato spontaneo. Non lo sarà così, diciamo, ovviamente al 100%, però indubbiamente è un parlato comunque abbastanza curato, però ecco, dà quella impressione di parlato spontaneo che è molto motivante e stimolante per lo studente. Poi, altro punto importantissimo appunto all'interno di un manuale è la presentazione della grammatica. La grammatica è una è anticipa è presente, è una grammatica però che non viene, ormai sì, il metodo è un metodo ovviamente induttivo, quindi in cui vi è un percorso di scoperta della regola. E infatti troveremo, ora dopo ve lo faccio vedere, a volte ci sono delle specie di piccoli fumetti, ad esempio, in cui, ad esempio, ora nell'unità che troviamo vi è Pacco Pacchi. Attenzione, quindi in questo caso, gli autori si vogliono soffermare sul plurale dei nomi in co, in ga, insomma, poi vedremo. E basta un flash, niente di più, però ecco, come dire, un occhio, attenzione, osserva, ricordati questo plurale particolare. E così, appunto, quindi scoperta della regola, e lo vedremo poi nella seconda parte, quando inizieremo a parlare proprio della sezione A dell'esame di TELS di secondo livello, e poi una grammatica che però, ecco, viene ripresa nella parte finale dell'unità e proprio nella parte finale del manuale, con ulteriori schemi, sintesi, chiaramente più ricchi e più ampi, che comunque sempre importantissimi appunto per gli apprendenti. E per quanto riguarda un altro aspetto sempre molto importante sono le costruzioni, sono le istruzioni, come vengono date le istruzioni utili appunto nello svolgimento delle varie attività. Guardiamo anche qua. Ad esempio, quindi alla forma imperativa, osservate, leggete, guardate o ascoltate, quindi comunque un imperativo appunto plurale, e, presente sempre, istruzioni appunto simili presenti in tutto il manuale. Questo è molto importante perché comunque, ribadisco, sempre in un livello basso è sempre meglio utilizzare forme ormai comprese, ormai consolidate. Per quanto riguarda, ecco, forse, e su questo ne parleremo successivamente, essendo sempre un livello 1, forse, ecco, qualche esempio nello svolgimento delle attività didattico potrebbe essere inserito in una futura edizione. Allora, anche per quanto riguarda l'approccio, il metodo, ovviamente la risposta ce la siamo già dati, è un approccio comunicativo integrato, nel senso che è ovviamente vuole privilegiare appunto l'approccio comunicativo, ma allo stesso tempo vi è una profonda riflessione grammaticale, vi sono una profonda riflessione appunto lessicale, fonetica, socioculturale, quindi comunque poi viene appunto moltissime espansioni, moltissime attività integrative e quindi diciamo è un manuale appunto comunicativo, come dire, di ultima generazione in qualche modo. Allora, finita diciamo la prima parte che è legata prettamente a quello che è un po' l'analisi del manuale che poi andremo ad analizzare ancora in relazione alla sezione A della DITELS di secondo livello, vediamo anche, torniamo, facciamo un passo indietro e vediamo, torniamo a quello che è la certificazione DITELS di secondo livello. Io qui ho fatto proprio una semplicissima presentazione di quello che dei prerequisiti che il candidato deve possedere per avvicinarsi alla DITELS di secondo livello.
Sì, in questo caso sono appunto, bisogna avere chiaramente delle conoscenze teoriche legate alla conoscenza della lingua italiana, ad una formazione universitaria, perché nel caso della DITELS di secondo livello è richiesto una laurea, anche triennale, ma una laurea. E poi una formazione glottodidattica specifica, perché comunque non tutti, anche all'interno del proprio corso di laurea, svolgono esami di glottodidattica, didattica della lingua italiana, linguistica applicata, che danno ovviamente una formazione importante per quello che poi è proprio anche tutti gli studi appunto di linguistica. Ma non ultimo, ultimo ma non ultimo, è l'esperienza didattica. Colui che si avvicina appunto alla DITELS 2 senza aver dato il primo livello è richiesto appunto che abbia un'esperienza didattica di 300 ore. Quindi in questo caso si voglio unire alle conoscenze teoriche dei primi 3 punti, quelle invece sono le competenze pratico-operative appunto che il docente deve avere. Perché quando noi ci avviciniamo appunto all'analisi di un manuale, dobbiamo essere anche in grado di averlo effettivamente, di avere delle competenze, di avere delle basi in qualche modo che ci aiutano appunto in questa nostra scoperta. Perché la DITELS di secondo livello è un esame molto più aperto di quello che vi sono stati già presentati la DITELS, la sezione A del DITELS base primo livello, che sono delle sezioni appunto proprio perché base e primo livello molto più guidate, in cui il candidato è, non dico preso per mano, ma ovviamente aiutato in quello che sono anche nelle risposte. Vi sono molte risposte chiuse, vi sono alcune appunto risposte semiaperte dove si indica di dare una spiegazione però di 2 o 3 righe rispetto alla scelta che viene proposta. Invece, ecco, nel secondo livello non è così, nel senso che vi sono si fornisce appunto al candidato le pagine di un manuale e su questo verranno presentate 5 domande aperte alle quali si deve rispondere. Il punteggio, ritornando appunto a quello che è la DITELS, la sezione ha un punteggio massimo di 20 ventesimi e si supera con il punteggio minimo di 12 ventesimi. Ogni domanda viene valutata con un punteggio che va da 0 a 4 e in questo caso qui vediamo quali sono i parametri che noi utilizziamo appunto nelle valutazioni, che ovviamente è l'attinenza al quesito, quindi bisogna rispondere alla domanda. Non sempre è così, ma bisognerebbe farlo. Chiaramente dare appunto una qualità e quantità di informazioni fornite, quindi dare esempi, motivare le proprie scelte, poi la coerenza e l'articolazione del testo, quindi uno sviluppo dell'argomento che sia ovviamente coerente e anche un'appropriatezza stilistica per la quale peraltro viene dato 0,5, quindi un punteggio molto basso, ma che è importante anche perché poi noi saremo, no, i futuri docenti, quindi comunque è una certificazione in glottodidattica e di conseguenza si richiede anche una spiegazione, ecco, che sia ovviamente coerente e sia stilisticamente valida. Allora, entriamo ora in quello che è la sezione A del secondo livello questo è proprio quello che trovate in sedia di esame, quindi analizzate le pagine tratte dal manuale di Telis Marine e Diadori, Pierangela, Via del Corso A1 Roma e di Lingua e le pagine sono dalla pagina 29 alla pagina 38. Ora, qui devo dire, scusatemi, ho fatto un errore io perché ho già messo il livello A1. Ecco, in sedia di esame, ora questo è stato veramente una mia... sbagliato, ma non viene messo perché chiaramente questo è uno degli elementi su cui poi si può chiedere appunto che il candidato faccia delle ipotesi. Allora, a questo punto chiederei a Anna di far vedere, ecco, l'unità 3
che voi potete avere, vedo qua giù, scarica file, se volete quella potete anche scaricare o comunque la potete scaricare appunto sul computer e poi così vi è utile nello svolgimento delle attività. E in questo caso, appunto, come ho detto prima, quattro sono i personaggi presenti in tutte le unità di via del corso, sia A1, A2 che B1, e sono appunto quattro amici, due uomini e due donne, che cercano appunto di chiarire alcuni aspetti misteriosi dei loro vicini di casa. Quindi anche qui, in questo caso, ecco quello che è importante, questo riquadro grigio, che cosa impariamo in questa unità? Quindi quali sono gli obiettivi appunto che si dovrebbero raggiungere, che vengono presentati in questa unità? Quindi anche qui pronti, quindi un testo, una attività di introduzione all'argomento. Successivamente un fumetto, quello che appunto viene chiamato graphic novel, ora non stiamo a leggere, però su alcuni punti, su un personaggio, su questo vicino, questa coppia di vicini di casa che, non so, danno qualche dubbio. E dopodiché appunto si lavora sulla comprensione, poi schema grammaticale. Nuovo è quello che dicevo quando abbiamo visto come è strutturata l'unità, si ritorna con un altro testo, input, che è anche una videoregistrazione, e da qui appunto un'attività, il mistero, perché vi sono dei dubbi su questi vicini, attività di comprensione, altre attività, sempre altro elemento grammaticale, appunto che è l'articolo indeterminativo, ma come vedete un flash. Non è che poi è l'insegnante, no? Che poi deve integrare descrizione dei personaggi, altre attività. Qui ascoltate le parole, notate la pronuncia, quindi attività appunto di riconoscimento legata appunto alla fonetica. La scheda socioculturale, in questo caso i nomi e i cognomi più famosi appunto in Italia, e poi una sintesi che è sia sugli atti appunto comunicativi, chiedere appunto alla persona come sta, esprimere accordo, chiedere spiegazioni, sia appunto invece gli aspetti grammaticali che sono stati presentati nell'unità. Quindi tutto questo, se ecco, forse lo scaricate sul computer, poi ci può essere utile per poi ritornare ecco, a svolgere le 5 domande che compongono la sezione A. E chiedo Anna, ecco, grazie Anna. Ritorniamo alla prima domanda. Quindi a questo punto ora noi iniziamo anche con i sondaggi che sono secondo me molto, molto interessanti, molto divertenti, interattivi almeno tra me e voi, tra tutti. E quello che però ecco, mi preme sottolineare è che il sondaggio è molto divertente, utile, lavoriamo insieme, però ecco, nella scheda di secondo livello è ovviamente un pochino riduttivo perché la scheda di secondo livello prevede delle risposte aperte, quindi per le quali il candidato ha 5-6 righe, quindi comunque spiegazioni che deve ben argomentare e di conseguenza ecco, il sondaggio è semplicemente un modo ecco, per rendere anche la lezione più creativa. In questo caso leggiamo la 1 che dice osservando le pagine proposte e ricordiamoci solo le pagine proposte, se noi conosciamo il libro non importa perché comunque dobbiamo analizzare 10 pagine dell'unità che abbiamo dato, quindi ne analizzi le immagini e spieghi se la loro presenza è funzionale alla didattica o puramente decorativa, motivi le sue affermazioni riportando specifici esempi. Allora, in questo caso, sempre la nostra, secondo voi, questa immagine è ausiliare o integrativa? Quindi, quanto è importante l'immagine, ad esempio, dei due ragazzi in Vespa per lo svolgimento delle attività? Che poi è un'attività ovviamente di interazione che si svolge all'interno della classe. Ah,
Allora, vedo che il sondaggio è chiuso. Allora, diciamo che ecco, ornamentale no. Diciamo, ornamentale sono più proprio ecco, può essere ecco, la parte questa qua su in alto, dove ci sono i monumenti, dove si capisce che c'è il Colosseo, c'è la Torre di Pisa. Ecco, queste sono più ornamentali perché non hanno poi in realtà proprio una specifica funzione, sono più decorative. In questo caso, ecco, l'immagine che noi abbiamo preso, secondo me, insomma, ha più una funzione ausiliare, nel senso che aiuta a capire meglio l'attività, in particolar modo quando si parla di nomi maschili e nomi femminili, essendo sempre in un livello 1, abbiamo un uomo e abbiamo una donna, quindi ci aiuta. Vediamo che in Italia Andrea è associato all'uomo, Sara è alla donna, anche se terminano entrambi con A, che diciamo potrebbe dare ovviamente a un principiante qualche dubbio. Quindi in questo caso direi più una funzione ausiliare appunto che integrativa, perché, e lo vediamo poi nel sondaggio successivo, ecco, guardiamo questi sei fumetti. Secondo voi hanno una funzione? No, no, Anna, ritorniamo sempre al sondaggio, sempre il solito sondaggio. Si può ecco, ripulire e lo riproponiamo. In questo caso, le immagini. Allora, scusate, il sondaggio è chiuso. Allora, sì, in questo caso, allora avete risposto benissimo, quindi integrative. Noi dobbiamo sempre pensare, guardate, a un matching parola e immagine. Un matching parola e immagine, se io non ho l'immagine, il matching non lo posso fare, mi manca proprio una parte di quello che è l'attività. Quindi è assolutamente fondamentale l'immagine, quindi è prettamente integrativa. E così la stessa cosa, perché se noi abbiamo la prima immagine dove si vede film interessante o noioso, da cosa capiamo se il film è interessante o noioso? Esclusivamente dalla figurina, dalle due persone che mi sembra stiano dormendo sul divano. Oppure guardiamo la ragazza, com'è, simpatica o antipatica? Simpatica, ha una faccia carina con il sorriso, o così come gli occhiali. Sono grandi o piccoli, ma direi decisamente grandi. In questo caso, quindi, l'immagine ha un ruolo fondamentale nello svolgimento dell'attività. Senza l'immagine, l'attività non si può svolgere. Rispondo ad Anna in questo momento che probabilmente qualche corsista appunto ha chiesto, quando prima ho fatto riferimento a prerequisiti di accesso alla DITELS di secondo livello e ho citato le 300 ore, queste le 300 ore sono richieste se ci si avvicina alla DITELS senza aver fatto la DITELS di primo livello. Nel caso in cui il candidato abbia già svolto il DITELS di primo livello, le ore integrative sono semplicemente 60. Andiamo ora al sondaggio, alla domanda numero 2 e vediamo. All'inizio dell'unità a pagina 29 vengono esplicitati gli obiettivi da conseguire. Ne scelga due tra quelli indicati in questo box grigio. Analizzi il percorso che ne permette il loro raggiungimento indicando le attività interessate. Allora, in questo caso, come ho detto, bisogna guardare tutto il manuale, toccare le pagine e sfogliarle. Non è possibile, quindi se io vi dico questa attività, quindi che è a pagina, mi sembra 35, quindi dove vi è un ascolto, anzi vi sono due ascolti da fare, il secondo è in coppia, invece il primo è da fare individualmente, scegliendo appunto i vari aggettivi così, a quale di quei 1, 2, 3, 4, delle 7 obiettivi indicati si rifarà? Beh, direi descrivere l'aspetto fisico, certamente. Si parla appunto di
magro, grasso, alto, basso e così via, oppure appunto in base a una descrizione che noi possiamo ascoltare da una da un audio, capire chi è Massimo Ferrara e chi è Alice Ferrara tra le tre donne e tre uomini. Poi altro, ad esempio, anche qui. Ovviamente, ripeto, ho scelto attività molto semplici perché altrimenti è difficile fare poi un sondaggio. Ovviamente, questa attività cosa mi aiuta a perseguire? Quale obiettivo? Quello di contare, certamente. Poi, questo è ovviamente quello che ci può servire all'interno appunto di questo gioco, ma cosa ben diversa è poi quello che anche richiede, no? La domanda 2 che dice ne scelga due tra quelli indicati e analizzi il percorso, quindi all'interno delle pagine che ne permette il loro raggiungimento, indicando le attività interessate. Quindi una vera analisi, ecco, delle pagine del manuale. A questo punto passiamo poi all'attività A3. Che ci chiede? La domanda 3, scusatemi. L'attività 4 di pagina 36, che è qui riportata, prevede un gioco tra pari. Ritiene che le istruzioni fornite siano chiare? Come potrebbe l'intervento orale del docente integrare le istruzioni rispetto a quanto già fornito dagli autori del manuale? Attenzione! Qui c'è il puzzle, quindi vuol dire attività ludica. Dice giocate in tre. A descrive a B uno dei personaggi della storia già precedentemente incontrati. Se B indovina chi è, A e B vincono un punto. Poi B descrive un altro personaggio a C e così via. Giocate in tre, quindi i personaggi sono A, B e C, diciamo, i nostri studenti coinvolti. Vince chi arriva primo a 3 punti. Allora, pensiamo sempre che siamo in un livello a 1, questo deve essere sempre estremamente chiaro. Secondo voi, queste indicazioni, le istruzioni sono chiare? Cosa eventualmente proporreste per renderle più chiare? Quindi facciamo come dire, una guida del docente. Cosa il docente potrebbe fare, ecco, per renderle più chiare? Allora, vedo molte indicazioni molto, molto interessanti. Sì, allora, personalmente queste istruzioni potrebbero essere più chiare perché comunque, ripeto, ci confrontiamo sempre con un pubblico di livello A1, quindi siamo alla terza unità, quindi diciamo non è detto che possano essere capite subito. Indubbiamente, probabilmente, accolgo ecco, le vostre indicazioni, si potrebbe sostituire. Volendo, dice, invece di mettere A, B e C, si potrebbero mettere tre nomi. Giusto. Poi si potrebbe integrare qui con tre immagini, tanto per sempre rendere, personificare, togliere queste lettere che potrebbero creare in qualche modo delle incertezze. Poi io vedo. Disegnare, ecco, integrare, mettere delle immagini, disegnare uno schema sulla lavagna, in questo caso il docente, probabilmente, ecco, nel libro dell'insegnante si potrebbe dare questa indicazione di fare un disegno sulla lavagna, oppure sempre integrare con le immagini, schema sulla lavagna, oppure chiedere ai propri studenti chi è A, chi è B, chi è C. Poi fare un primo giro di prova. Sì, si potrebbe anche eventualmente provare a dare un esempio.
O addirittura fare indicare anche una tabella nel quale scrivere il punteggio. Quindi sì, si potrebbe ecco, dare delle il verbo indovinare potrebbe creare delle difficoltà e se lo è, se è così, allora sta all'insegnante chiarire il significato del verbo, se non ancora introdotto e non ancora presentato nelle unità che noi abbiamo esaminato, insomma, che comunque dovrebbero essere esaminate. Quindi, esempio, fare degli esempi, mettere delle immagini e probabilmente appunto togliere A, B e C e sostituirle con dei nomi di studenti. Benissimo, anche questo appunto deve essere spiegato, motivato e anche appunto con degli esempi. Poi andiamo poi ora all'attività, alla domanda A4. E qui ritorniamo su uno dei punti cardine, no? Che è la presentazione della grammatica. Come viene presentata, come vengono presentate le strutture grammaticali proposte nelle pagine analizzate, motivi la sua risposta con esempi. Quindi è per questo, ecco, che è fondamentale quello che dicevo appunto anche prima, appunto sempre fornire degli esempi. Non vi è necessariamente una risposta esatta, una risposta decisamente sbagliata, purché vi siano sempre anche delle motivazioni che comunque ci facciano capire qual è anche il processo che l'insegnante ha messo in atto appunto nel rispondere. Quindi la grammatica è sicuramente presente, lo abbiamo visto, ci sono questi schemi appunto in azzurrino che presenti nelle varie pagine, è di tipo induttivo. Sì, decisamente è di tipo induttivo perché comunque vi è la volontà, l'intenzione della scoperta della regola. Io ora faccio sinteticamente un brevissimo esempio di quello che si potrebbe scrivere, in cui appunto partendo dal testo appunto del fumetto in cui Anna, che è appunto la signora col cappotto fucsia, dice sono molto stanca, prendo l'autobus e tutto bene, eccetera, eccetera. In questo caso attività di comprensione sul testo, dopodiché guardate, prendo l'autobus, sottolineate i verbi nel dialogo di pagina 30, poi scrivete a destra i verbi che non conoscete. Quindi vi è una scoperta, cioè una scoperta di alcuni elementi, in questo caso si parla di parole, di verbi che non si conoscono, si devono scrivere e quindi vi è appunto una fase, come dire, di analisi, un'analisi del testo. Successivamente qui vi è una tabella dove qui vi è il verbo prendere che abbiamo trovato, prendo l'autobus, quindi il verbo prendere, si parla dell'indicativo dei verbi in aree nere. Una tabella che non è completa, che non è chiusa, è però facilitata, no? Perché qui vengono messi le quattro persone appunto mancanti e deve essere poi lo studente ad inserirle correttamente. Dopodiché, nell'attività 3, qui da questo punto si riutilizza quello che è stato presentato, c'è scritto proprio lavorate in coppia, fate una domanda con la forma giusta del verbo blu. Quindi che è già indicato, quindi, e in questo caso appunto gioco sempre dei ruoli da fare in coppia, iconcina con le due figure, quindi con chi parli, parlo con Maria, è il primo esempio che in questo caso viene dato, dopodiché Mario a chi scrive attività 1 a un amico, in questo caso anche qui il ruolo appunto importante dell'immagine, un cellulare e qui la grafica appunto che dice a un amico oppure che cosa ragazzi cosa mangiate? Mangiamo un gelato. Quindi una scoperta appunto scoperta della regola, scoperta in questo caso del presente indicativo dei verbi in aree e nere. E ora iniziamo, ora siamo già alle 4, comunque corro l'ultima domanda appunto a 5, immagini di dover realizzare una presentazione del manuale del quale sono estratte le pagine proposte, quindi sempre le solite pagine date da 28 a 39, lo descriva indicando quali sono secondo lei le scelte effettuate dagli utori riguardo al profilo, al livello, all'approccio di fondo e agli obiettivi indicati. La risposta è libera, ovviamente, purché condivisibile, purché vi siano appunto vi sia una
giustificazioni a quello, alle scelte che uno propone. Quindi in questo caso ne abbiamo già parlato, quindi siete molto aiutati perché nella presentazione del manuale già abbiamo detto, no, a chi sarebbe, insomma, l'utente ottimale di questo manuale e anche quale tipo ovviamente di approccio viene presentato. Qualche minuto per terminare il sondaggio. Sì, allora, vedo appunto che il profilo ovviamente adulto è quello che ha avuto il maggior punteggio, sicuramente sì, vanno bene anche gli adolescenti, va bene perché comunque si parla di giovane adulto, quindi in questo caso è comunque un manuale che per ora non un adolescente, probabilmente più della scuola media, perché in quel caso vi sono manuali più specifici, più che hanno proprio come target l'adolescente, quindi questo più è forse con argomenti anche di maggiore interesse. Su cui si snodano le varie unità, gli studenti universitari va bene, sempre anche come futuro, ovviamente non uno studente universitario che ora va all'università perché con un livello A1 non può fare assolutamente niente, ma come primo passo per intraprendere appunto un percorso che lo porterà poi ad uno scambio Erasmus. Gli immigrati, diciamo, che vi sono dei manuali maggiormente indicati per gli immigrati, perché spesso appunto vi sono proprio anche dei bisogni specifici, vi è anche un discorso legato alla temporalità, alla durata del corso, quindi ecco ad argomenti che forse meglio si possono essere utili per dei bisogni appunto immediati. Quindi comunque insomma siamo tutti d'accordo che adulto e giovane adulto è il nostro profilo per la quale, insomma, diamo la dominante. Chiaramente è un approccio comunicativo, certo, perché è un approccio comunicativo? Perché comunque all'interno vi sono molte attività da fare in coppia, molte attività da fare in gruppi, quindi comunque si vuole potenziare l'interazione, le funzioni linguistiche, quindi il presentarsi, gli atti comunicativi e quant'altro. Grammaticale traduttivo no, perché grammaticale traduttivo sono ben altri manuali che ovviamente in cui si parte dalla grammatica e quello insomma è dominante insomma in tutte le pagine del libro, in questo caso no. Così come l'umanistico affettivo, se noi ovviamente intendiamo per umanistico affettivo tutti quegli approcci che tendono per abbassare il filtro affettivo, sicuramente sì, però per umanistico affettivo vi sono più tipo il metodo suggestopedico, il silent way, il total physical response, che sono altri metodi molto più particolari e anche, devo dire, di difficile anche realizzazione in un contesto appunto classe così generale, ecco. E per quanto riguarda, siamo quindi arrivati all'ultima slide, in questo caso appunto do veramente una brevissima, brevissima bibliografia di riferimento, quindi i nuovi quaderni DITALS di lingua 2016, dove vi sono DITALS in questo caso il secondo livello, perché stiamo parlando ora del secondo livello, e a breve, credo nell'arco appunto del 2021, dovrebbero uscire anche nuovi quaderni DITALS con nuove sessioni di esame e con nuove ovviamente chiavi. E poi sempre Balboni, consiglio del framework, tecniche didattiche appunto di Danese Diadori Semplici, Diadori Palermo Stroncarelli, insegnare l'italiano come lingua seconda, e Diadori appunto curatore, quello da cui avevo tratto anche la scheda che abbiamo utilizzato per l'analisi del manuale, insegnare italiano L2. E poi Vedovelli, guida all'italiano per stranieri. Quindi
diciamo, questa sarebbe la mia ultima slide. Vi ringrazio per l'attenzione e anzi, mi scuso se mi sono un po' troppo dilungata, però essendo una scheda molto aperta, insomma, è chiaro che richiede un po' di tempo. Grazie mille alla dottoressa Gennai per l'intervento. Adesso, come sempre, vi chiederemo 3-4 minuti del vostro tempo per rispondere al nostro questionario di gradimento. E nel frattempo, noi mandiamo le vostre domande alla dottoressa, alle quali potrà rispondere appunto quando ritorniamo fra 4 minuti dopo il questionario. E vi darò qualche altra informazione, dei link utili e l'attestato. Grazie, a fra poco allora. Sì, ti posso dire l'unità di apprendimento a chi fa riferimento. Ci siamo? Anna, posso parlare? Anna? Mi sente? Mi sentite?
Pronto? Sì, ci siamo. Allora, vedo solo pochissime domande, ma rispondo velocemente perché si è fatto un po' tardi. Allora, quando si tratta di in sede di esame si analizzano esclusivamente le pagine del manuale e si portano gli esempi tratti che troviamo nel manuale. Quindi non si fa cioè l'esperienza personale è quello che dicevo prima, si richiedono 300 ore, ma è chiaro perché l'esperienza personale ci aiuta nello svolgimento, nel rispondere, perché quando si ha esperienza già certe domande ce le siamo fatte, già ci siamo date anche molte risposte, già abbiamo una formazione perché comunque è chiaro che siamo aggiornati sulle nuove linee, sulle nuove attività, sulle bibliografie che escono, quindi sulla nuova manualistica. Di conseguenza è chiaro che avere esperienza è fondamentale poi per svolgere un buon esame. Ciò non toglie che comunque all'interno dell'esame gli esempi devono tra essere tratti esclusivamente dalle pagine che noi abbiamo in mano. Per quanto riguarda invece il volume, quello che abbiamo, rispondo a Daniele, che chiede l'unità, diciamo, a cui si fa riferimento è l'unità didattica come rete di unità di apprendimento. Già appunto Balboni appunto aveva teorizzato il fatto quando lui appunto con l'unità didattica di Balboni appunto prima introdotta da Freddi negli anni 70, poi ripresa da Balboni successivamente, è un pilastro, diciamo, ecco, anche della nostra glottodidattica, però ha dei limiti nel tempo che richiede. Si parla di uno svolgimento di un'unità didattica di circa 8 ore, e ritorniamo a quello che ho detto all'inizio, cioè se noi abbiamo un corso con due incontri settimanali, avere un'unità didattica così ampia, così ricca, ma che noi dobbiamo interrompere per quasi 4 volte, ci rendiamo conto che in questo caso non può funzionare, è troppo dilatata nel tempo, il corsista non ci segue. Quindi quello che invece il manuale reputo molto interessante è il fatto che lui suddivida comunque l'unità in delle micro unità che sono appunto le unità di apprendimento che riprendono ovviamente la struttura sempre di una un'introduzione dell'argomento, quindi di una globalità, di un'analisi, di una sintesi, poi il rinforzo finale e quant'altro, ma riducendo il tempo e sintetizzando le attività e introducendo solo due testi input e non moltissimi, quello che appunto dicevo anche precedentemente, il fatto che vi sono in dei manuali, vi troviamo unità di 25 pagine. Torniamo sempre al fatto che queste possono essere utili se noi abbiamo un corso che ha tutte le mattine 4 ore. Ecco, allora in quel caso manuali così ricchi e così diciamo un po' prolissi ci possono venire incontro, ma se no, così non è chiaro che noi dobbiamo interrompere troppo spesso la nostra unità e in quel caso ciò poi non è producente a livello didattico. Per quanto riguarda anche una buona grammatica, io rimando alla bibliografia di IELTS di secondo livello, dove vi è proprio una sezione che è grammatica italiana, nel quale sono indicate delle ottime grammatiche, quindi ecco, tutte estremamente valide. Capisco che la sezione C della DITELS di secondo livello, quindi la sezione più teorica, in particolar modo appunto il secondo livello, se voi vedete anche un po' la bibliografia, è una bibliografia ricca, ma ripeto, non è una, ci mancherebbe, non è una bibliografia assolutamente imposta. Quello che è importante sono le aree, le competenze, le conoscenze che si richiedono. Se poi invece di un manuale ne abbiamo altro, non importa, quando io parlo di varietà della lingua, io devo capire, devo sapere che cosa sono. Se poi lo studiate in D'Achille, lo studiate in Dardano Trifone o in altri in Palermo, così va bene, vanno bene tutti, purché appunto io abbia poi queste competenze. Ma non vedo altre Mi abbiamo domande, domandato se e volevi quindi io iscriversi al ringrazio di centro 20, è stato lingua. ancora interessantissimo. Sì.
Ringrazio Benissimo, Anna. e come sempre vi abbiamo messo l'attestato da scaricare qui sotto e altri link utili ai quaderni Vitals, ai manuali della nuova dei test risponde, formatori. E per qualsiasi cosa, insomma, sapete che ci potete sempre scrivere e ci vediamo con il prossimo appuntamento, il prossimo webinar e vi potete anche iscrivere già cliccando sul link a disposizione, iscrizioni ai prossimi webinar. Comunque vi manderemo una mail nei prossimi giorni con l'attestato, la registrazione a questo e anche eventualmente l'iscrizione ai prossimi. Quindi grazie ancora, professoressa. Bene, grazie, grazie a tutti per la bellissima occasione. Un piacere.